Oggi terza giornata della Mille Miglia targata Fondi Italia, siamo nella splendida cornice senese di Piazza del Campo, con me Alessandro Bagnoli, presidente di Federterziario Toscana. Benvenuto Alessandro. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Alessandro, stiamo percorrendo tutte le tappe all'insegna dello splendore di queste bellissime macchine, ma soprattutto per cercare di spiegare. Ecco, abbiamo alle nostre spalle uno dei piloti della 318, una Porsche Speedster del 1954, che si sta facendo onore. La vedete? Forse riusciamo ad inquadrarla alle nostre spalle? Chiediamo al cameraman. Ah, eccola qui. Devo proprio correre. Faccio una macchina, questa cosa in diretta. Una Ciao. Macchina bellissima, li vediamo che sono in partenza. Alessandro, noi stiamo incontrando tantissime imprese, stiamo incontrando tantissimi lavoratori, titolari di rete, rappresentanti delle parti sociali. Un momento fortemente voluto per poter incontrare queste realtà, per cercare tutti insieme di avere uno spirito positivo per superare la crisi. Quanto è importante per te eventi come questo di Fondi Italia? No, è importantissimo, perché andando a incontrare le aziende ci si accorge che molti non sono a conoscenza di tutti gli strumenti che Fondi Italia può mettere a loro disposizione per la formazione dei propri dipendenti e quindi per poter crescere e svilupparsi. E tu sai benissimo che in un momento come questo che l'Italia sta attraversando è fondamentale. Ecco, ti chiedo una cosa: quanto secondo te bisogna ancora fare per far conoscere lo strumento dei fondi interprofessionali di Fondi Italia? Anche perché tante sono le microimprese anche che magari non sono assolutamente a conoscenza di questo veramente importante strumento per poter elevare le competenze dei propri collaboratori. Allora, dobbiamo ancora fare molto, ma secondo me abbiamo intrapreso una strada giusta, perché le imprese cominciano a capire, non ne sono a conoscenza di tutti gli strumenti, ma cominciano a capire della bontà dei progetti che andiamo a proporre loro. Ecco, io non posso a questo punto che dirti benvenuto a bordo della nostra Mille Miglia, continua a seguirci, noi certamente avremo ancora una tappa importante, quella odierna, che terminerà a Parma questa sera, e successivamente avremo quella finale che ritornerà dove siamo partiti, a Brescia. L'hashtag che stiamo usando è la formazione non si ferma. Ecco, su questo ti chiedo quanto potrebbe essere importante anche per i fondi interprofessionali avere un ruolo più da protagonista anche per le politiche attive per il lavoro. Beh, questo è determinante, potrebbe essere determinante, perché inserire, formare anche, poter formare e quindi indirizzare i nuovi lavoratori verso le aziende potrebbe dare uno sviluppo ulteriore, specialmente io ti parlo della Toscana, la zona in cui mi trovo a operare. Sarebbe proprio determinante. Bene, grazie Alessandro e buona Mille Miglia con Fondi Italia a te. Anche a voi. Grazie mille. Grazie.